Siamo a Milano all'incontro LECAR-T, nuova frontiera nel trattamento del mieloma multiplo. Parliamo di questo argomento con il dottor Danilo Arienti, Therapeutic Area Medical Manager di Janssen Italia. Dottor Arienti, qual è l'impegno di Janssen in ematologia? L'impegno di Janssen in ematologia è un impegno molto importante perché abbiamo diversi farmaci nel setting dell'ematologia. Andiamo a coprire sia le leucemie mieloidi acute, il mieloma multiplo, le leucemie linfatiche croniche e i linfomi. Con questi farmaci abbiamo veramente rivoluzionato quello che è il trattamento di alcune patologie in ambito ematologico. Ecco, qual è l'impegno di Janssen specificatamente nel mieloma multiplo, visto che siamo alle soglie dell'approvazione anche di AIFA delle CAR-T? Nell'ambito del mieloma multiplo forse è l'impegno ancora più importante di parte di Janssen, perché abbiamo iniziato un po' di anni fa con il bortezomib, il primo inibitore del proteasoma. Poi abbiamo portato avanti lo sviluppo di un altro anticorpo monoclonale, l'anti-CD38. E entrambi i due farmaci hanno rivoluzionato il trattamento del mieloma multiplo. Ma Janssen non ci siamo accontentati perché vogliamo andare oltre, vogliamo raggiungere anche quasi l'obiettivo grande e importante di raggiungere la guarigione di alcuni pazienti col mieloma multiplo. E siamo arrivati alle CAR-T, questo trattamento veramente innovativo, rivoluzionario, che parte dalle cellule stesse del paziente, che vengono poi ingegnerizzati e poi rinfuse al paziente stesso, sfruttando poi tutta l'attività immunoterapica di questa nuova terapia cellulare. Davvero un impegno importante, ci aspettiamo grandi risultati da parte di questa terapia.